Elettrico tra due piastre parallele dove il campo è uniforme cercherà di raddrizzarsi, poi se non c'è un modo per smorzare energia oscillerà, ma cerca di raddrizzarsi. Analogamente un dipolo magnetico, cioè una spira percorsa da corrente, cerca di raddrizzarsi, ma il centro di massa non fa nulla. Invece se il campo non è uniforme ci sarà una forza netta. Si vede molto facilmente nel caso del dipolo, questo è una carica che crea un campo elettrico non uniforme. Vedete come le linee di campo stanno allontanandosi uno dall'altro. Quindi qua vicino il campo è più forte, più lontano il campo è più debole. Quindi se voi mettete un dipolo qua, per esempio se la mettete in questa orientazione qui, cosa fa il dipolo? Vedete che la carica negativa è più vicina alla sorgente, mentre la carica positiva del dipolo è più lontana. Quindi c'è una forza di attrazione più forte su questa parte negativa della parte della pulsione sull'estremo positivo. Quindi complessivamente c'è una forza netta che lo fa avvicinare. Lo farà avvicinare alla carica. Cioè un dipolo orientato così cerca di avvicinarsi alla zona del campo dove il campo è più intenso. Invece se girate il dipolo con la carica positiva qua e la carica negativa, la positiva è più vicina e la negativa è più lontana, la positiva è respinta, la negativa è invece attratta, e vedete che quando il dipolo è messo così verrà respinto, quindi il dipolo sarà attratto o respinto a seconda di come è girato. Se il campo è uniforme non c'è una forza netta di attrazione e repulsione, c'è solo un momento torcente che vuole in qualche modo farlo raddrizzare. Ma se il campo non uniforme, il dipolo sarà respinto o attratto a seconda di come è orientato il dipolo. Quando è orientato così, il dipolo è attratto. Quando è orientato così il dipolo, vedete cos'è il dipolo nel caso elettrico, va dalla negativa alla positiva. Quindi la freccia blu rappresenta la direzione del momento del dipolo elettrico. Quando il dipolo è orientato così, verrà attratta. Quando è orientato così, viene respinta. Interessante questo. E avviene la stessa cosa, una cosa molto analoga nel settore magnetico. Immaginate, che so, il polo nord di un magnete, il polo sud è molto lontano, è più giù. Quindi le linee di campo magnetico fanno così, cosa che potete fare con le bussoline. E mi è dispiaciuto che moltissimi di voi non sono venuti qua a giocare con le bussoline. Pochi l'hanno fatto. Dovete visualizzare che la bussolina è orientata in questo modo, quindi le linee di campo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora mettete in questo campo non omogeneo, non è omogeneo, vedete che le linee di campo qua sono più vicine, qua si sparpagliano, quindi qua il campo è forte, qua il campo è debole. Mettete un momento di dipolo magnetico. Cos'è un momento di dipolo magnetico? Dovete pensare a una piccola spira percorsa da corrente. Quindi mettiamo la spira in questo modo, dove la corrente entra qui. Questa è una spira, se volete, circolare, rettangolare, non ha molta importanza. E la corrente sta entrando di qua e uscendo di qua. Quindi com'è l'orientazione della freccia M che rappresenta il momento di dipolo magnetico? Va con la mano destra. Quindi se la corrente entra di qua e sbuca di qua, la freccia blu è orientata in quella direzione. Cosa fa la spira? Siccome nella spira ci sono correnti che girano, sentono la forza di Lorentz. Sentono la forza di Lorentz magnetica, come qua sentiva la forza di Lorentz elettrica. Una carica in presenza di un campo elettrico sente la forza. Qua una corrente in presenza di un campo magnetico sente la forza. Allora, qual è la forza? Su questo estremo la corrente sta entrando, la corrente entra, il campo magnetico è così, la forza che questo lato qua della spira sente è per di là. La forza è perpendicolare al campo magnetico, è punta per di qua. Qua invece la corrente sta venendo verso di voi, il campo magnetico è così e la forza è così. Risultato? Quella spira sente una forza, il centro di massa di questa spira col cavolo sta fermo, accelera, perché c'è una forza esterna netta.
Quando il campo era omogeneo non c'era una forza esterna netta, c'era un momento torcente, ma la forza esterna era zero, quindi il centro di massa non accelerava. Ma qua la forza netta c'è, perché la risultante di queste due ed è una freccia verso il basso. Quindi con il dipolo magnetico messo così, questo dipolo magnetico è attratto! È attratto. Invece se la corrente sta girando in verso opposto, in modo che il momento del dipolo magnetico punta verso il basso, qua avete la corrente che esce, qua la corrente esce, il campo magnetico è così, vedete che la forza è cos'ha. Convincetevi che qua è attrattivo, qua è repulsivo. È analogo, no? Quando il momento di dipolo è nel... Il momento di dipolo cerca sempre di... quando è nella stessa direzione del campo, cerchiamo di dirlo in modo giusto, quando il momento di dipolo blu è nella direzione del campo, il momento di dipolo è attratto. Quando il momento di dipolo è opposto al campo, il momento di dipolo è respinto. Quando il momento di dipolo è nella direzione del campo, il momento di dipolo è attratto. Quando il momento di dipolo è nella direzione opposta al campo, il momento di dipolo è respinto. Vedete le analogie tra le due. D'accordo? D'accordo? Allora potete cominciare a pensare un sacco di cose. Per esempio, se questa è una spira, e la corrente sta, supponiamo, entrando di qua e uscendo di qua, lui crea un campo magnetico che è molto simile a queste cose qua. Avete delle linee di campo magnetico che sono così, avete quello dell'asse, no? Vi ricordate questo disegno? Come sono messe? Così in linea di campo, no? Cosa che potete convincervi se venite qua con una bella batteria, cosa che ho cercato di fare ma non si vede molto bene, e fate una corrente nella spira e potete sondare come è fatto il campo con la bussola, ed è fatto proprio così. Allora, se voi prendete questa spira e crea un campo magnetico così, e c'è un'altra spira qua, e questa spira ha una corrente che entra ed esce, queste due spire cosa fanno? Si attraggono o si respingono? Quello che ho disegnato qui, questo, che queste linee sono il campo creato da questa spira, chiamiamo questa spira 1. Cosa fa la spira 2? È attratto o è respinta? Cioè, qual è il momento del dipolo di questo? Sta facendo così, quindi è una situazione di questo tipo. Fate la stessa analisi, no? La corrente di qua sta entrando, il campo magnetico è così, quindi la forza è così. Anche qua la forza sarà così, è attratto. Questo è identico, è la stessa situazione. Sì? Se invece avete una spira che so che è, la faccio qua giù, bella, ci siamo capiti, no? Se adesso giro la corrente qua, qua la corrente sta uscendo e qua sta entrando, questa spira verrà attratta. Questa vi deve sembrare molto familiare, ragazzi, perché un polo nord di una calamita, com'è il campo? Di nuovo, se avevate giocato con le bussole, era così, no? Quindi, questo e questo sono abbastanza simili, oserei dire identici. Sono proprio identici perché ovviamente dipende dalla dimensione della spira, però c'è la stessa tendenza. Se voi esplorate lo spazio attorno a una calamita o attorno a una spira con la corrente che gira così, vedrete che le bussole hanno questa stessa orientazione. Questa qua, per esempio, ritorno al disegno di prima, con la corrente che entra e la corrente qua che esce, d'accordo? Non è equivalente? Due spire che hanno le correnti che girano così,
sono equivalenti ai due magneti così. E sapete bene, probabilmente dalla prima elementare, che i magneti così si attraerebbero. Giusto? Shh. Quindi, con la corrente girata, quindi con la freccia blu messa così, quindi con la corrente qua che entra e qua che esce, questa è equivalente a mettere in faccia. Quindi il nord e il nord si respingono. E questo era il famoso giochetto con questo qua, no? Qua stanno attraendo, qua stanno respingendo, quindi dipende da come sono orientate. Se è orientata così c'è un'attrazione, se è orientata devo girare c'è una repulsione. E poi loro si... anzi, mettiamo la massa di questo. Ok? D'accordo? Vedete? Vedete come è messo il campo? Però ovviamente se sono troppo vicini la forza vince l'attrito. Sto giocando sull'attrito qua, che lui stia fermo. Ma gli piace questa orientazione, non gli piace questa. E l'attrito lo ferma in una posizione. Questo ha aumentato la massa e quindi sta fermo. E ovviamente se avevano la stessa massa allora era un balletto reciproco, no? Vedete come si sono messi? Ah, che bello, riesco a fare comunicazioni, no? Mannaggia. Fermati, metto la massa. Sposto qua e lui si accorge, no? Trasmissione delle informazioni. Mamma, butta la pasta. Qual è l'SMS più brutto che uno può ricevere? Ti mollo? Pure è scoppiata la terza guerra mondiale? Ma certo che... Di nuovo, come ho detto l'altro giorno, io non credo nella pena di morte, però spero che il ragazzo che ha ucciso la sua fidanzata in quel modo così orribile non esca mai più dalla prigione. E se esce e un genitore o il fratello o la mamma lo trovano sul barco e lo ammazzano, a loro do la medaglia. Insomma, penso che... No, la medaglia no, ma do a loro una condanna di qualche anno di galera. Paio d'ore. Fai ridere anche me, non ho sentito. Cosa ha detto? Olio. Mi dico che niente. Allora, una cosa semplice, poi giovedì abbiamo tante cose da fare. Vorrei accennare brevemente a questa cosa qua. Allora, non lo voglio più toccare, avrei dovuto farvelo vedere prima un pre-esperimento. Quello è un pezzo di rame. E il pre-esperimento sarebbe stato quello di far vedere che il rame non è attratto da un magnete.
Non lo voglio fare adesso perché se lo tocco, se mi avvicino con un campo, io avvicinandomi, questo è la spira, vista un po' prospetticamente, quindi faccio questa la parte vicino a voi, no, sta facendo così. Se io metto questo magnete su un carrello e lo avvicino, nell'avvicinarmi il campo magnetico visto dai punti della superficie, immaginate tutte le possibili superfici che hanno il pezzo di rame come contorno. Per esempio, pensate alla superficie tesa come la membrana di un taburo, quello che ho ombreggiato, d'accordo? Allora, cosa sapete? Cosa sapete? Sapete, per esempio, la legge della circuitazione del campo? Silenzio, per cortesia. Scritta in forma integrale o in forma... in forma differenziale. Questa è la legge di Faraday, Neumann, Lenz. Il segno meno è dovuto a Lenz o Neumann. Faraday aveva notato che se variate il campo magnetico, se variate il flusso del campo magnetico, se variate il flusso del campo magnetico, ci sarà una circuitazione del campo elettrico. E siccome il rame ha portatore di carica, non appena nella curva C, non appena avete un campo elettrico, i portatori di carica si metteranno in moto. Silenzio, per cortesia, silenzio. Allora, è evidente che quando io avvicino il magnete alla spira, il flusso del campo magnetico attraverso la membrana, attraverso questa superficie, o qualsiasi, per quello dovete veramente ricordare, qualsiasi superficie, per fissare le idee è molto più facile pensare a questa qua tesa come un tamburo, matematicamente qualsiasi superficie va bene. Allora, voi dovete pensare alla superficie, e ovviamente questa superficie è la superficie che ha C come contorno. Allora, questo c'è un errore di stampa qua, ovviamente, no? Cos'è questo? Non è una A, perché il differenziale su cui c'è qua deve avere le dimensioni di una lunghezza. Questa è una circuitazione. Mi raccomando, gli errori di stampa ci sono. Allora, la circuitazione implica che voi giriate sulla curva in un certo modo, non vi pare? Silenzio, per cortesia. Va bene? Voi dovete girare lungo la curva in un certo modo. Allora, scegliamo l'orientazione di questa curva, A caso, monetina, lancio una monetina. Supponete che la monetina venga fuori, che io orienti questa curva in questo modo. Attenzione, questo rappresenta uno spostamento lungo la curva. Rappresenta questo signore qua. Quindi io sto spostandomi così. D'accordo? Quindi, visto di lato, se questa è la mia spira, io sto girando... come spostamento sto entrando qui e come spostamento sto uscendo là, e qua c'è il magnete, va bene? Il magnete ovviamente ha le sue linee di campo, in particolare c'ha queste, per esempio, ok? Quindi dovete immaginare le linee di campo che stanno bucando questa superficie o qualsiasi superficie che abbia la curva C. Quindi il campo magnetico è, per esempio, una freccia in questa direzione, magari è caso di cambiare colore. Questo è il campo magnetico, questo è il campo magnetico, questo è il campo. Non pretendo di disegnare i moduli, sto solo catturando la direzione. D'accordo? Allora, se io oriento la superficie in questo modo, con la corrente che sta uscendo, con la corrente, con lo spostamento che sta facendo così, come sono messi i vettori di area di questa membrana tesa come un tamburo? Gli elementi di area, se questo è un elemento di area, eccola qua, mannaggia, ho trovato un gesso che non scrive, eccola qua l'elemento di area, come è orientato? Allora, è orientato in questa direzione, questo è il vettore A. Quindi chiamiamo questo delta A o dA. Questo è dA. Ok?
Io ho orientato la curva a caso, ho messo una monetina, è venuto fuori così. È venuto fuori così. Quindi il flusso del campo magnetico in questo istante, col carrello in questa posizione, è un numero positivo o negativo? Questa roba qua sotto è un numero positivo o negativo? Qualcuno? Lei? È negativo. Perché è negativo? Perché questo e questo hanno direzioni opposte, lo vedete? B è di là e il A di là, quindi questo è un valore negativo. Faccio il grafico nell'istante che so t uguale a 0, questo è il valore, questo qua la scrivo come il flusso del campo magnetico nell'istante t, poi dovrò fare la derivata rispetto al tempo, d'accordo? Quindi questo rappresenta il flusso del campo magnetico nell'istante t. L'istante t uguale a 0 è negativo, è negativo, d'accordo? Adesso avvicino il carrello, oppure avvicino la spira, stessa cosa. Avvicino il carrello. Quando il carrello è più vicino, come faccio il disegno? La faccio qua. Quindi il carrello adesso è qui. È evidente che le linee di campo magnetico sono più numerose. Il flusso è aumentato, sono più vicino al campo magnetico. In valore assoluto è aumentato. D'accordo? Quindi è un numero cosa? Sempre negativo, ma è un numero ancora più negativo. Siete d'accordo? È ancora più negativo, perché il valore di B in questo elemento di aria qua, l'elemento di aria è così. B è diventato ancora più grande rispetto a quello che era. È ancora più negativo. Quindi, se inizialmente aveva un valore negativo, in un istante successivo, e questo è il tempo, in un istante successivo è ancora più negativo. Il flusso in valore assoluto è aumentato, ma come segno algebrico è più negativo. Siete d'accordo? Si è avvicinato, il campo è più grande, comunque il vettore area è in direzione opposta a B, quindi ho un valore negativo, è diventato più negativo. Quindi se io congiungo questi due valori, questo è il valore di φ nell'istante, nel primo istante, questo chiamiamo, non so, t uguale a 0, o facciamo questo, t1 e t2. Quindi questo è l'asse dei tempi, t1 e t2. Ok? Questo è lo stesso disegno, non dovete innervosirvi con me. Questo è t1, questo è t2. Questo è il valore di φ di B nell'istante t. Inizialmente è un valore negativo e in un altro istante è ancora più negativo. Quindi congiungete questi due valori con un segmento, tanto per guidare l'occhio. Per guidare l'occhio. Quindi quella là è un tentativo di disegnare l'andamento di φ di B in funzione del tempo. È una funzione decrescente, al passare del tempo, avvicinandomi, il flusso sta cosa? Valore assoluto sta aumentando, d'accordo? Adesso, questo è il valore di φ, ma la legge di Lenz, parla di Lenz, mi dice che devo fare la circuitazione di E uguale a meno la derivata di φ. In questa situazione, la derivata di φ di B è negativa, quindi la legge di Lenz mi dice se questo la derivata è negativa, allora la circuitazione è positiva, perché la circuitazione è meno la derivata di φ, quindi se la derivata di φ è negativa, la circuitazione è positiva. Cosa vuol dire la circuitazione positiva? Visto, diamo un'occhiata in questo modo, dove mettiamo l'occhio? Voglio fare un disegno dall'alto. Facciamo l'occhio, di qua. Questo è l'occhio. Sto guardando, quindi questo è la spira.
facciamo una spira circolare, tanto non cambia niente. Spira circolare, ecco la spira col suo spessore, è un pezzo di rame, ok? Questa è questa vista qua. Quindi io disegno delle X a rappresentare il campo magnetico che sta entrando nella lavagna. Nell'istante T1 avrò un certo numero di X, quindi io rappresento così un certo valore di campo magnetico nell'istante T1. Ok? C'è un certo campo magnetico, non ho nessuna pretesa di disegnarli in maniera fedele a com'è, perché per esempio disegnarli tutti equidistanti è già forse un errore, questo non è un campo uniforme, si apre. C'è un più, più X qua che... L'importante è che voi cercate di immaginare che nell'istante T1, guardando in questa direzione, voi vedete il campo che entra, d'accordo? Come era orientato l'elemento di aria? L'elemento di aria cos'era? Era uscente! Perché l'elemento di aria viene verso il vostro occhio. Il campo entra. D'accordo? Quindi l'orientazione che io ho dato a questa curva è per di qua. Questa è l'orientazione, questo è lo spostamento, delta R. Sto spostandomi così. Siete d'accordo? Sto spostandomi così. Adesso, dire che la circuitazione è maggiore di zero vuol dire che nel mio spostarmi lungo la curva, da qua a qua, da qua a qua, da qua a qua, da qua a qua, eccetera, mi sto spostando in senso antiorario in questa vista, la circuitazione maggiore di zero vuol dire che in media io ho un campo elettrico che è nella direzione in cui io mi muovo. Se questo è maggiore di zero, vuol dire che ho un campo elettrico che è in questa direzione. Devo avere un campo elettrico in questa direzione. Siete d'accordo o no? Solo così ho la circuitazione maggiore di zero. Cioè che la E, il campo elettrico che è qui, deve avere la stessa direzione dello spostamento in modo da avere un valore maggiore di zero. Quindi, nell'avere un flusso che diminuisce nel tempo, che diventa il valore assoluto più grande, ma ha un flusso che diminuisce nel tempo, ho un campo elettrico messo così. Messo così. Allora, se nel rame c'è un portatore di carica, ignorate l'esistenza degli elettroni. Pensate come facevano la gente prima della scoperta dell'elettrone. La corrente convenzionale in che direzione gira? Gira nella direzione del campo elettrico, perché il campo elettrico fa fluire una corrente e la corrente sta girando con un altro colore. Che colore posso usare? Il giallo. La corrente sta girando in questo verso. Questa si chiama la corrente indotta. È una corrente che nasce dalla legge di Lenz, Faraday-Lenz. Perché la corrente gira così? La corrente gira così perché il campo elettrico punta in quella direzione. Perché punta in questa direzione? Perché punta nella direzione lungo la quale mi sto calcolando la circuitazione. Ma perché punta nella stessa direzione? Perché la circuitazione è positiva. Ma perché è positiva? Perché il flusso sta diminuendo nel tempo e c'è questo segno meno. Quindi con la corrente che gira così, con la corrente che gira così, quindi eccola qua. Qua ho la corrente che sta girando, sta venendo, vedete, legge a mano destra, la corrente sta girando in questo verso, e quindi quando io disegnerò questa spira, ho la corrente che sta entrando qui, la corrente indotta entra qui ed esce qui. La corrente indotta sta girando così, cioè sta girando così. E quindi qual è il momento magnetico di questa spira? È un momento magnetico indotto. Quella corrente gialla non c'è perché c'è una batteria, c'è per la legge di Faraday. Quindi qual è il momento magnetico indotto da quella corrente indotta? La disegno magari con la freccia gialla e il mio pollice è così. Questo è il nord della batteria, questo è il nord della, della batteria, questo è proprio strano, questo è il nord della calamita, mannaggia, proprio stanchezza, non mi veniva. Questo è il nord della calamita, questo è il sud della calamita, ma con la corrente indotta che si comporta così, questa spira come si comporta? Come una calamita. Dov'è il polo nord? Di qua.
cioè questo è equivalente a questo è la calamitona che io che è questa qua. Questa è la calamita equivalente alla spira. Questa è la calamita indotta. Quindi cosa succede? Nord e nord si amano o si respingono? Si respingono! Quindi io nell'avvicinarmi, quella spira scapperà via. Pensate però al contrario. Supponete che la spira inizialmente è così e la allontanate. Cosa succede? Se prima è vicina, poi la allontanate, cosa succede? Allora, facciamolo rapidamente, la facciamo qua, così il disegno è tale quale. Questo è la spira, questo è la, come abbiamo detto, la calamita. Questo è la spira. Poi la spira, io allontano la calamita, ok? Allontano la calamita. Quindi questo è l'istante 1 e questo è l'istante 2. Di nuovo, suppongo di aver usato la stessa orientazione della superficie tesa come la membrana di un tamburo. Ok? Quindi questo è l'elemento di aria, è così. D'accordo? Allora, qua il campo magnetico intenso, che colore ho usato? Bianco. Qua è intenso, qua si sta indebolendo. D'accordo? Il flusso qui è un valore molto negativo, qui il flusso è meno negativo, ma è sempre negativo, perché il vettore del campo magnetico, dov'è il rosso? Eccolo qua. Non è cambiato niente, questo è il vettore B. Qua è un campo che è più piccolo, qua è un campo più forte perché la calamita è vicina. Qua il campo si sta indebolendo, d'accordo? Ma vedete di nuovo che B è opposto a DA, perché io ho scelto a caso di orientare la curva in quel modo. Quindi qual è il grafico del flusso e flusso del tempo? Nell'istante T1, nell'istante T2. Nell'istante T1 il flusso è negativo ed è un valore grande, molto negativo voglio dire. Nell'istante T2 il flusso in valore assoluto è diminuito, ma è sempre negativo però. E lo trovo qua. La derivata di phi b è maggiore di 0. Il flusso è negativo, ma sta diminuendo, sta diventando meno negativo, cioè il flusso sta aumentando, giusto? Da un valore molto negativo diventa meno negativo, il flusso aumenta. Flusso aumenta, quindi cosa succede? Col flusso che aumenta, cosa mi dice la legge di Faraday-Lenz? Mi dice che questa volta, dove posso disegnare? Di nuovo la stessa vista, qua c'ho l'occhio, d'accordo? La stessa vista, questa è la mia spira, ho il numero di X, erano tante, stanno diminuendo nel tempo, ma questo è l'elemento di aria e io sto spostandomi, questi sono i delta R, sono questi delta R, questi sono delta R, gli spostamenti, quindi io ho orientato la curva in questo modo, ma la circuitazione adesso è, qua mi sta girando la testa, fuori di girarmi, adesso la circuitazione è negativa, perché il flusso del campo magnetico adesso sta salendo nell'indietreggiare la bussola, nell'indietreggiare il magnete, il flusso sta aumentando nel senso algebrico del termine, era molto negativo, in valore assoluto era grande il flusso, ma era negativo, poi il flusso sta diventando meno negativo, il valore assoluto è più piccolo, ma qual è la derivata del flusso? La derivata del flusso è positiva, quindi il flusso sta aumentando da molto negativo a meno negativo, d'accordo? Da meno 100 a meno 10 è aumentato il flusso, il valore assoluto chiaramente è diminuito, 10 è più piccolo di 100, ma con il flusso che aumenta la circuitazione è negativa,
Questo vuol dire che se io mi sposto lungo la curva così e vado a calcolare per ogni spostamento il prodotto scalare col campo elettrico, trovo un valore negativo. Quindi io ho un campo elettrico che è opposto alla direzione dello spostamento. Il campo elettrico è così. È un campo irrotazionale. Certo che è irrotazionale, vedete che ha una circuitazione verso zero, ma il campo elettrico è opposto ai miei spostamenti. Quindi, nel rame, i portatori di carica amano spostarsi se qualcuno gli dà un campo elettrico. E qual è sarà il verso della corrente indotta? La corrente indotta, corrente convenzionale, è così. Quindi, in questa vista qua, io ho, questa è la corrente in questa vista, ok? Quindi mi sta girando così. Quindi qua lui esce e qua entra, giusto? Sta facendo, entra di qua e esce di là. Siete d'accordo? Allora, questa spira qua ha una corrente indotta e questa spira è equivalente ad un momento di dipolo magnetico indotto. C'è un momento di dipolo magnetico indotto, quella spira ha una corrente indotta, quindi si comporta come un movimento di dipolo magnetico indotto, certo. C'è fin tanto che qualcuno gioca con la calamita indietreggiandolo, allora questo momento di dipolo magnetico è così. Questa è la direzione M, quindi questa spira si comporta come se fosse un polo nord e un polo sud. Quindi cosa fa la spira? È attratta. Quindi quando io mi avvicino alla spira, la spira cerca di allontanarsi. Quando mi indietreggio, la spira cerca di seguirmi. Quando mi avvicino, la spira scappa via. Quando mi tiro indietro, la spira cerca di tornare a seguirmi. Siccome è un effetto debole, io sfrutterò la risonanza. Poi adesso vediamo quanto tempo ho. Dubito di avere il tempo di fare il discorso della risonanza. Credo di avere 10-12 minuti. Quindi facciamo vedere poi magari un abbozzo. Allora, prima cosa, c'è una penna qua. La penna ha più o meno la stessa dimensione del magnete, quindi io sposterò la penna attraverso la spira per convincermi che non è l'effetto dell'aria, cioè non è che io sto facendo... Se io soffio, quello si muove, con la porta aperta ondeggiava, quindi io lo voglio spostare avanti e indietro e non dovrei, a meno di qualche piccolo effetto dovuto al vento che creo, spostare con la spira. Poi metto con la calamita, che benché è una calamita forte, l'effetto è piccolo. Quindi, vedete, spero di non colpirlo. Non succede niente. Adesso io non so qual è il nord e qual è il sud. Presumo. Vabbè. Tanto, anzi, vi chiedo. Questa domanda carina. È importante chi è il nord e il sud? Cioè, se io giro, facciamolo rapidamente. Se io giro questo, e questo diventa il sud, e questo diventa il nord, cosa cambia l'esercizio? Cambia la direzione delle frecce, no? Ma la conclusione com'è? Facciamolo come esercizio. Queste sono le classiche domande all'orale. Quindi adesso è così, no? D'accordo? Quindi il flusso cos'è? Nella situazione dove io mi avvicino, e quindi questo è intenso, qua ho un flusso positivo grande, qua ho un flusso positivo negativo, piccolo. Qua il campo magnetico è in questa direzione, ma è più piccolo di qua, perché qua mi sono avvicinato. Quindi qua ho un flusso positivo, anche qua ho un flusso positivo, ma questo è più grande di quello. In valore assoluto, quindi il mio grafico adesso è questo, che nell'istante T1 il flusso è positivo ma è piccolo, il flusso è positivo ma è piccolo,
poi mi avvicino e il flusso diventa ancora più grande. Quindi è positivo, questa è una derivata positiva. Facciamo rapidamente. E qua ovviamente si mi ha fregato. Vedete? Se io lo faccio al ritmo giusto. Oh, mannaggia! L'età. Ho la mano che trema e poi ho una cattiva mira perché non vedo. Ok? E poi purtroppo si prende un avvitamento, vedete, se lo faccio al ritmo giusto riesco a farlo avere un effetto visibile. Devo però farlo al ritmo giusto, quindi domani, cioè giovedì rapidamente faremo la risonanza. Di nuovo la risonanza cos'è? Che io posso spostare questo, sposto la mia mano, voglio spostare la mia mano di 10 cm. Se lo faccio lentamente, la massa va su e giù di 10 cm, più o meno 5, diciamo, un'escursione di 10. Se lo faccio al ritmo giusto, l'escursione della massa è molto più di 10 cm, d'accordo? Molto di più. Se lo faccio troppo veloce, a una pulsazione troppo rapida, la massa non è che fa granché, rimane più o meno lì. Se io spegnessi le luci, vedreste quella massa più o meno star fermo. Quindi io sto spostandomi di più o meno 5 cm, ma a una frequenza troppo rapida. Se io ora... D'accordo? Va bene. Ci vediamo giovedì.